Buonasera, sono Massimiliano Iacono, candidato a Banano con il Movimento 5 Stelle, sindaco Mario Goffredo. E niente, stasera più che presentare me stesso volevo un po' presentare il contesto in cui vivo. E quindi ho notato che lentamente ma inesorabilmente si sta formando, penso, un nuovo raggruppamento sociale. Questo nuovo raggruppamento sociale può essere facilmente definibile come i nuovi poveri. I nuovi poveri che, come i giovani, ad esempio, i giovani precari che sono anni che non riescono a trovare una collocazione lavorativa e che ormai non sono neanche più giovani, come proprio nel mio caso, siamo ormai giunti alla mezza età, non possiamo neanche più essere definiti giovani. Ci sono i disoccupati, quindi i cassintegrati, ci sono gli impiegati stessi, i lavoratori che vedono sempre ridursi, sempre di più assottigliarsi il loro potere d'acquisto. Ci sono i piccoli imprenditori, ci sono i piccoli commercianti che sono a rischio povertà e spesso non ci si rende conto di questo cambiamento che sta avvenendo anche sulla nostra isola. Ci sono proprio dei dati statistici che affermano che ormai il 25% della popolazione italiana e quindi anche isolana sono proprio a rischio povertà. Di fronte a questa cosa ci sono poi, sorge spontanea una domanda, che è anche in modo, una domanda anche abbastanza preoccupata, che spero che sorga anche a voi a questo punto. Mi rende perplesso la cosa di chi siano i ricchi a questo punto. Una volta abbiamo assodato chi sono questi nuovi poveri, che ce ne saranno sempre di più, ma i ricchi chi sono? Ve lo siete mai chiesto questa cosa? Io me lo chiedo a volte, dico, ma i ricchi chi sono? E poi, successivamente faccio un'altra riflessione, ovvero che l'Italia è il paese a più alto tasso di criminalità organizzata. Criminalità organizzata e quindi di corruzione. Si vorrebbe parlare tranquillamente di corruzione, che appunto è di cui troppo spesso, non vorrei generalizzare, anche non volendo fare di tutto un erbo un fascio, ma di cui troppo spesso si macchiano i nostri politici. I nostri politici sono inclini a stipulare affari, a fare affari, a stipulare degli accordi con la delinquenza organizzata. Questa situazione, da un lato quindi c'è questa situazione qui, dall'altro lato poi abbiamo i mass media che ci bombardano di messaggi che ci inducono a pensare che sia importante nella vita raggiungere il successo e fare soldi, diciamo. Gli obiettivi della vita principali sono quelli di dare importanza al denaro e alla propria rilevanza personale, al proprio successo personale, quindi oscurando quelli che sono i veri valori spesso della vita. Ognuno pensa a se stesso, a proprio particolare, non c'è partecipazione sociale, non c'è attenzione all'altro, non c'è la valorizzazione delle competenze. Tutto questo, quindi la povertà di cui ci va a assistere, quindi nasce proprio da una crisi culturale, una crisi culturale che ha radici lontane e di cui oggi adesso stiamo arrivando al suo massimo fulgore, si potrebbe dire tra virgolette. Quindi c'è bisogno di una nuova politica culturale che sappia valorizzare le competenze, che sappia dare importanza alle risorse comunicative, umane che ci possono essere alle persone, che quindi non si privilegi il successo personale di pochi e il denaro, ma si dia importanza a nuove progettualità che mettono al primo posto altri valori che quindi possono sbocciare soltanto da un cambiamento culturale. Quindi le risorse in effetti ci sono le risorse per poter, Hai solo 20 secondi. ci sono le risorse per poter rifondare una nuova comunità e quindi bisogna anche partire un po' da quello che è la riduzione un po' delle risorse. Quindi nel programma del Movimento 5 Stelle
c'è sia a livello energetico che a livello dei rifiuti, ad esempio la riduzione del consumo, la riduzione delle risorse, la riduzione dei rifiuti a monte, e quindi questo per promuovere uno stile di vita che in realtà abbia più qualità, perché in realtà il benessere non nasce appunto dal lusso e dal denaro, ma ci sono altri valori che vanno incentivati. Grazie. Prego.